Buongiorno a tutti da casa di Luca by Day ormai. Certo. Con Luca e Alessandro. E poi anche Aurora, che è ritornata nel frattempo. Allora, questa è una ricetta abbastanza estiva ed è molto intrigante e anche molto semplice. L'importante è che sapete fare la cacio e pepe. La cacio e pepe l'avete già vista un sacco di volte, potete andare a vedere i miei video, eccetera, eccetera. Oggi faremo, ragazzi, una cacio e pepe con dei gamberi rossi crudi, vediamo poi come li puliamo, come li mariniamo, e soprattutto ci saranno sopra dei fiori di salvia che con la cacio e pepe proprio si sposano benissimo. Andiamo a vedere nel particolare quello che serve per fare questo piatto. Allora, la prima cosa da fare è pulire i gamberi e con il carapace dei gamberi fare un fumetto veloce. Mm-hmm. Quindi andiamo a pulire il gambero. Ok, allora dobbiamo fare la cacio e pepe di base, giusto? Quindi andiamo a prendere la giusta quantità di pecorino, l'acqua di cottura sempre in giusta quantità e facciamo questo. Giusta quantità per, in questo momento mangeranno qui due persone, quindi la pasta sono due etti, no? Sa che saranno fortunati, Chi lo sa, guarda. Ecco, e con questa cacio e pepe meravigliosa, con gamberi marinati al lime, con i fiori di salvia, Luca, Ale e Aurora
vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima ricetta. Buon appetito! Buon appetito! Ciao a tutti, buon appetito!